Ma carina, buonasera. Aspetta, quando è che si carica sta cosa? Vabbè, pian piano. Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Ciao Fede, Stonks, media spettatori. Boh, non ne ho idea. Non ho più guardato. Adesso ci guardo, però potrei guardarci. Vediamo, riepilogo, canale. 6 praticamente. Media 6. Allora, buonasera, ben ritrovati. E sono lieto di annunciare che stasera, appunto, come già saprete, come avrete già intuito, inizieremo Pokémon Bianco 2 Random Version. Ma prima, anzi, magari ne parlo dopo se mi ricordo di questa cosa. Anzi, la parliamo adesso. Allora, avrete visto in alto. E sulla chat che c'è questo scrigno di doni della community, poi magari lo ripeto anche dopo. Cos'è questa cosa? Questa cosa ci permette, permette agli utenti Prime di donare le proprie ricompense Prime inutilizzate in questo scrigno. Quando io deciderò di aver, che abbiamo raggiunto il numero, un numero che ci piace fondamentalmente, tutti gli spettatori, anche chi non è Prime, riceverà delle ricompense di quelle che sono nel box. E può essere una cosa interessante, carina, specialmente se le cose non vengono utilizzate. E devo solo capire come si regalano le cose. C'è un info. Perché prima veniva fuori il messaggino. Provo a fare così. Smetti di collezionare. Inizia a collezionare. Riavviamo la cosa. Tipo adesso dono Dauntless Gunslinger Bundle, che tanto non me ne frega un cazzo. E ne ho tre. Perfetto, rimane in appresa dei prossimi modi per diffondere l'amore con Twitch Prime. Dicevo, chiunque può riscattare questi doni fondamentalmente. E sì, ok, bro, mi si è incastrato tutto, vabbè. Dicevo, perché non sparisce sta cosa? Vabbè. Chiunque può fare questi doni, chiunque può riscattare questi doni a patto che abbia un account Amazon normale, non Prime, free e fattibile da tutti, quindi ecco. Buonasera a tutti, pacotto come lei, sono assonnato, mamma mia, un sonno che non vi dico. E tra l'altro ho pure finito il caffè a casa, per cui è un bel problema. Allora, parliamo invece delle regole di questa, cioè regole, delle impostazioni di questa randomizer. Questo, ho fatto un comando riassuntivo in modo che possiate vederlo tutti quando vi pare, che è punto esclamativo random. Mettendolo, come vedete in chat, arrivano tutte le regole della random, cioè tutte le impostazioni che gli ho dato. Quindi statistiche random che seguono però l'aumento per evoluzione, quindi non è che c'hai tipo un Charmander che è tipo fortissimo e poi si evolve in Charmeleon e diventa una merda, per esempio. E abilità random invariata con l'evoluzione, anche questa è un Pokémon, lo catturi con un'abilità a caso, però con l'evoluzione non cambia. Ehi, ciao. E anzi, aspetta che mi avvicino un po' al microfono, così oh, facciamo un po' di ASMR, così di cattiveria. Oh, sì. E poi cosa dicevo? Dicevo, i tipi sono invariati perché sennò era un casino, secondo me. Almeno per questa prima randomizer facciamo così. Gli starter saranno completamente casuali, tra Pokémon non evoluti, evoluti, leggendari, non leggendari, chiunque può capitare. I Pokémon nell'overworld e i leggendari sono random. Gli scambi in game sono random. Le mosse dei Pokémon sono a caso, però cercheranno di rispettare il tipo di quel Pokémon. E gli allenatori avranno Pokémon nomi e categorie a caso. E i Pokémon selvatici sono casuali, però per zona. Quindi, perché potevo fare totalmente a caso, quindi qualunque Pokémon in qualunque zona. Oppure a zona, ad esempio, nel percorso 1 troveremo questi Pokémon. Nel percorso 2, che mi pareva più figo così. E poi boh. E avranno degli strumenti casuali. Le mosse saranno normali per livello, diciamo.
Però ogni Pokémon può imparare ogni MN in teoria e potrebbero, ci sono delle percentuali fondamentalmente, imparare ogni MT. I tutor hanno mosse a caso e gli strumenti che troviamo in giro saranno del tutto casuali. Un attimo solo che mando un messaggio. Poi io dovrò capire perché dal mio telefono ogni tanto spariscono le vibrazioni, hanno una rottura di palle incredibile. Ma proprio del tutto spariscono, anche dal menu, cioè non so. A proposito, non ti ho chiesto se c'è qualcosa che vuoi cambiare nel disegno. Guarda, ci ridò un occhio e ti dico, però era figo. Veramente. Ah, sto pazzo furioso si è messo a fare con i suoi amici il disegno della squadra di Pokémon Nera. È bellissimo. Allora, beh, direi di togliere la musica e cominciare questa randomizer. Che dite? Ok, e ok. Ok, beh, a posto. Ho acceso il control. Ditemi il volume come al solito, che magari penso che sia giusto, però non si sa mai. Io non faccio un cazzo, stanno facendo tutti i miei amici. Ci sta. Ecco, io di bianco 2 ho giocato solo l'inizio, per cui a un certo punto non so più un cazzo. Cos'è, ma è l'opening di un anime questo? Ok. Timpuresma! Ah, è vero che qua c'è Acromio. Sì. Quindi avranno un ruolo anche gli spadaccini folli, i solenni spadaccini? Ok, era più figo il filmato del 2 però, cioè dell'1, di bianco e nero. Ok, andiamo ad incominciare questa nuova avventura. Ciao, ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Io sono la professoressa Aralia, ma tutti mi chiamano professoressa Pokémon. Nessuno ti chiama professoressa Pokémon, bugiarda! Questo mondo è abitato da creature strane chiamate Pokémon. Ne esistono numerose specie differenti e sono diffuse un po' ovunque. Le accomuna il fatto di avere dei poteri misteriosi. Noi umani viviamo in totale armonia con i nostri amici Pokémans. Vivere e lavorare con loro al nostro fianco rende tutti più felici. Non è affatto raro che gli esseri umani facciano lottare i Pokémon tra loro. Questo serve a rinsaldare il legame di amicizia tra noi e loro. Il mio lavoro consiste esattamente nello studiare bla bla bla, solite robe. Bene, questo è quanto. Dimmi qualcosa di te. Mi chiamo Giovanni. Sono un ragazzino? Sì. Sì. Un po' a caso. Allora, ovviamente. Yachiakai. Ti chiami Paki allora? Sì, sono. Oh, c'è il nome del rivale da trovare. C'è il nome del rivale, ragazzi. Tony! Che cazzo di nome è? Ma perché Tony? Tony! Tony! Prezzemolo, non ci sta Prezzemolo però. Wait. Togo! No, Togo non mi piace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caratteri sono. Fatemi pensare, boh. Beh, cancelliamo questo intanto. Ciccio Benzina non ci sta. Che palle però che ci siano solo così pochi caratteri. Chiamiamolo Lidele. Scusami. Si potrebbe fare davvero Lidele. Chiamiamolo. Non lo so. Lidele, ok, ci sto. Pure salame, tipo. Salame!
Anche salame non è carino. Aspetta, mando una foto a Lidl, vediamo se poi ci raggiunge. Scialame, no, no, scialame no. No, dai, chiamiamolo Lidele. Lidele, ho capito bene. Pachi, conto su di te. Per questo voglio affidarti il primo Pokémon, un esemplare molto speciale. Appena avrai scelto il Pokémon che ti farà compagnia delle avventure, il tuo viaggio avrà inizio. Mi chiederai molti Pokémon di situazioni diverse. Spero che dovrai scattare qualcosa di più di scontri. Lo scopo principale è Pokémon! Primavera. Oh. Game Freak presenta. Entra anche tu nel mondo di Pokémon versione Bianca 2. Un mondo di avventure ti aspetta. Forza! Che cosa aspettate? Chi sarà mai? Pronto? Sì? Cara Aralia, da quanto tempo? Un Pokédex per il mio tesoro. Perfetto, anche a me piacerebbe perché intraprendessi un bel viaggio. Cosa? È già arrivata? Come sempre, quando decidi qualcosa ti metti subito all'opera, eh? Ok, si chiama Belle e indossa un grosso cappello verde e... Ho capito, bene, bene, e... Pachi, sono a casa e... Conosci la professoressa Laria? È una famosa ricercatrice di Pokémon e... Era una mia vecchia amica e le ho parlato oggi per la prima volta dopo tanto tempo e... Ti sembrerà una domanda un po' bruciapelo, ma e... Pachi, ti piacerebbe avere un Pokémon tutto tuo? E... No. Cosa? Mi sorprendi, sai? Te lo chiederò di nuovo. Ti piacerebbe avere un Pokémon tutto tuo? No, volevo fare no di nuovo, vabbè. Bene, il primo fatto è passo. E ora dimmi, sai cos'è un Pokédex? Sì. Benissimo! Il Pokédex è un dispositivo incredibile che registra automaticamente i Pokémon che incontri. Sì, ma io ti ho detto che lo so. Che cazzo rompi coglioni. Ho ancora una domanda. Vorresti anche un Pokédex? No. Forse sarà un po' insistente, ma vorrei proprio sentire una risposta positiva. Viaggiare per il mondo portando con sé un Pokédex? Pensaci un attimo. No! Oh, niente, non ce la facciamo. Perfetto, anche il secondo passo è fatto. Cioè, sì, ok, grazie. È tutto deciso. Una ragazzina di nome Belle sta venendo per incontrarti. È l'aiutante della professoressa Rale. La riconoscerai perché porta un grande cappello. Vai a cercarla, sarà lei a consegnarti il tuo nuovo amico Pokémon nel Pokédex. A proposito, nella tua borsa c'è l'Interpoké, sai come aprire la borsa, vero? Sì, tanto me lo spiegherai lo stesso. Ah no, wow. Il nome della ragazzina è Belle e porta un grande cappello verde. È la prima volta che viene in questa città e potrebbe essersi persa. Cercala. Va bene. Allora, hanno cambiato le icone. Why, Wii U. Allora, velocità del testo 3. Scegli, tieni, animazione, sì, suono, ok. Ok, per fiero. Ah già, non abbiamo più le scarpe da corsa, che bello. La potenza della scienza non ha confini. Con i moderni mezzi di comunicazione più di 100 persone possono giocare insieme contemporaneamente, o almeno così ho sentito dire. Oh, Paki, Lidele verrà anche oggi a vantarsi con te dei suoi Pokémon. Quali Pokémon? Se avessi almeno un Pokémon potresti anche uscire dalla città. Wow. Cioè, quindi sei segregato finché non è un Pokémon. Bello.
E non vedo l'ora di poter fare anch'io le lotte Pokémon. Evviva! Che legame vuoi instaurare con i Pokémon che incontri? A me basta averli accanto per essere felice. Ok. Allora, adesso arriverà bastardo. Ciao Pochi. Parla così ridele. Come va? Ho catturato qualche Pokémon? Da queste parti non c'è un allenatore e mi sto annoiando. Un ragazzo di nome Ben ti regalerà un Pokémon, davvero? Ma sai che ansia abitare in un mondo del genere? Mamma mia. Ok, che in teoria dovresti avere 10 anni quando parli, per cui. Anche se in Pokémon nero e bianco so che avevano aumentato l'età. Paki! Lei parla uguale, però con la vocina così. Mi raccomando, se ti regalano un Pokémon, trattalo sempre bene! Proprio così! Bene, ti accompagno a prendere il tuo Pokémon. Ho un conto sospeso con qualcuno. Per occuparmene, però, ho bisogno di qualcuno di cui mi possa affidarmi oltre al mio amico Pokémon. Ma certo, posso contare su di te. Sembri avere la testa sulle spalle, tu. Torna pure a casa. Ok, fratellone! Ciao, Paki! Bene, cerchiamo questo tizio di nome Belle. Forza! Chi lo vuole un panino? Forza! Lo volete o no questo panino? Cheat, il presidente del consiglio Conte. Giuseppe Conte. Tua madre è brava a far riposare i Pokémon e a curarli. Ah. Vorrei entrare presto nella scuola per allenatori. Voglio saperne di più sui Pokémon. Che palle il non poter correre. Oddio! Il compito di un allenatore è far lottare i suoi amici Pokémon. Tra tutti gli allenatori sono i più forti e diventano capi palestra. Ok. Viaggiando si diventa adulti. Forse anch'io dovrei lasciare questo posto. Beh, sì. C'hai 40 anni ormai, vedi te. Beh, come prosegue a scuola, Red? Non poteva essere altrimenti. Belvedere di Alisopoli. Scommetto che Belle si stanno godendo il panorama da lassù. Ok, vai a prendere il tuo Pokémon. Adesso scopriremo che Pokémon. Aspetta che scrivo a Lorentino. Ok. Oh, guarda che stiamo per scegliere lo starter della random, eh. Io te lo dico. Che bel panorama! Com'è che parlava lei? Non credi anche tu? Boh, non mi ricordo più. Io mi chiamo Belle. Sono l'assistente della professoressa Rale, l'esperta dei Pokémon. Sono cominciato le prime verifiche. Di già! Minchia, è cominciata l'altro giorno. Per caso conosci Paki? No. Paki, sei tu! Wow, sei proprio come ti avevano descritto. Cioè, i capelloni giganti. Piacere di conoscerti, che bello incontrarsi finalmente. Dovrei chiederti un favore, ci aiuteresti a completare il Pokédex? No. Ma, credo di non aver sentito bene. Dovrei chiederti un favore, ci aiuteresti a completare il Pokédex? No. Ma, credo di non aver sentito bene. Dovrei chiederti un favore, ci aiuteresti a completare il Pokédex? No. Ma, credo di non aver sentito bene. Dovrei chiederti un favore, ci aiuteresti a completare il Pokédex? No. Ma, credo di non aver sentito bene. Dovrei chiederti un favore, ci aiuteresti a completare il Pokédex? No. Ma, no, credo di non aver sentito bene. Credo di non aver sentito bene. Sì. Grazie. Grazie a te le ricerche della professoressa Rale potranno continuare. Inoltre, completare il Pokédex è molto divertente. Bene, allora. Ta-da! Qui dentro c'è il Pokémon che diventerà il tuo fidato compagno. Pachi help. Ok. Beh, le sagome sono rimaste quelle, chiaramente. Però abbiamo Tailow. Abbiamo Wartortle! E... Ora... Non vorrei dire, eh.
Tra l'altro hanno gli stessi versi di... Non so, chi scegliamo? Se sei nuovo prendi Halo. Ma solo un'evoluzione, tra l'altro, cioè... Andata. Poi come lo chiamiamo? Aspetta, vediamo se nel frattempo arriva. No, non l'ho neanche visto, ciao. Bene, allora potevamo scegliere tra Moltres, War Turtle e Taylor. E lo chiamiamo Moltres. Come lo chiamiamo? Che troia. Cioè, potevamo avere Moltres in questo momento. Per i meme. Lo chiamiamo... Come lo chiamiamo? Vai, nome, un nome figo. No, Zubat. Sono... ma... Ah, è Lorentino questo, aspettiamo. Il wifi fa così schifo che quando apro Twitch non entra tutta la casa. Che cazzo te ne frega di casa tua? Il problema è che potevamo scegliere tra Moltres, Taylor e War Turtle e ho scelto Taylor. Questo è il problema. Volevo scrivere sono... Ah, ecco, perfetto. Un... Sei pazzo. Chiamiamolo sei un folle. Sei un folle! No, dai, serve un nome figo per sto coglione. Sei un folle! Lo chiamiamo... Cazzo, che nome potremmo dargli? Non... Allora, per questo live, per Pokémon Bianco e Bianco 2, basta nomi tipo Gianfranco, Estuardo e cose così. Voglio dei nomi fantasiosi. E chiamiamolo... sì, ok, l'ho appena detto, per cui non mi lamenterò. Dovreste ancora ascoltarlo. Cazzo, è un bel nome, però mi sembra un po' volgare. Chiamiamolo... Moltres. Sì, dai, lo chiamo Moltres. Perché si chiama Moltres? Perché potevamo scegliere Moltres, invece abbiamo scelto lui. Fantastico. Moltres, è questo il soprannome che hai scelto? Sì. Moltres è proprio un bel soprannome. Sì, potevamo scegliere tra War Turtle, Moltres e Taylo. E dopo il Pokémon, ecco a te il Pokédex. E vivone! Dunque, il Pokédex è uno strumento d'alta tecnologia che registra automaticamente i Pokémon che incontri. Quello che la professoressa Raria ti chiede di cercare tutti i Pokémon della regione, di Unima, girando dappertutto, con il tuo Pokédex. Wow, è bellissimo! È davvero incredibile, basta che tu dica di sì, non ci penso due volte a mandarti subito in viaggio senza fare troppi complimenti. Ma chi cazzo le ha detto di sì? Vediamo lui chi ha. Quanto pensi di farmi aspettare? Quindi quello è il tuo primo Pokémon, che merda. Bene, come ti ho già detto la mia sorellina, cerca di prendertene cura come si deve. E cos'altro porti lì? Fate i cazzi tuoi. Oh, come cazzo ti permetti?
In questo modo potrei diventare più forte. Con un Pokédex ci imparerei un sacco di cose sui Pokémon e così facendo diventerai imbattibile. E tu chi saresti? Io sono l'Idele. Voglio viaggiare per tutta la regione di Vuniva con la mia squadra di Pokémon. Sto cercando qualcosa di molto importante. Cosa? 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 Cosa stai cercando? Qualunque sia il motivo, viaggiare fa sempre bene e dopo tutto ho proprio qui un Pokédex in più che non mi serve. Così, a cazzo! Cioè... Vabbè, non commento. Rispetto a 2 anni fa, la distribuzione dei Pokémon sul territorio è cambiata. Oh, non sai neanche quanto. Quindi più siamo a registrare i dati, meglio è. Sentite un po', ora che avete entrambi i Pokémon, perché non vi sfidate? Sì, io voglio sapere che Pokémon ha lui, allora salviamo. Non si torna indietro. Perfetto. Perché parla in inglese? Let's see how good a trainer you are. I'll use my Pokémon that I raised from Nag. È diventato British all'improvviso. Che edgy che è l'Idele comunque. L'Idele God. Che cazzo? God. Avanti, Moltres. Actually. Acrobazia, caduta libera, riciclo. Madonna. Che mosse incredibili. Allora lo porto in terra. Ok. Moltres. Boom, bitch. Pari difesa. Vabbè. Il dolore del mio becco Pokémon è anche il mio. Ok. Acurobatto. HD è fortissimo. Ma che statistiche ha? Adesso vediamo. Perché in teoria hanno anche le statistiche a caso. L'Idele God. Non sono riuscito. Ma porco cane. Che trash. Ho perso, è stata una lotta diversa da quella con i Pokémon selvatici. Però mi fa piacere sapere che sei un allenatore su cui si può fare affidamento. Bene, io mi metto in viaggio e tu non dimenticare di allenarti duramente. È vero che parlavo così. Entrambi i Pokémon ce l'hanno messa tutta, ma questo piccolo è andato bene. Bisogna farlo lottare per aiutarlo a crescere e migliorare. Ok. Ora ti accompagno al centro Pokémon dove potrai curare tutti i tuoi amici. Evviva. 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 I centri Pokémon sono uguali dappertutto. Bene, entriamo. Ok. Ora ti farò visitare il centro Pokémon. Quel tellero è più Moltres di Moltres, esatto. Al centro Pokémon curano i tuoi Pokémon gratuitamente. Se i tuoi Pokémon sono deboli, portali pure qui senza esitare. Sì, 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 va bene. Saltiamo il tutorial. Ecco, ora ti spiegherò il computer, praticamente lo accendi, ci puoi andare a fare cose, viva, di qua c'è, cosa c'è, andiamo a vedere, c'è Pokémarket, puoi comprare le cose, viva, ciao, arrivederci, Pokéball, tieni, tieni, cattura i Pokémon, andiamo avanti, evviva, andiamo. È stato bello questo tutorial. Oh no. Ah, tu devi essere bello, piacere di conoscerti, eh? Quindi Pokémon ha scelto Tepig. No? ho un buon presentimento! Ops, quasi dimenticavo! Ecco, tieni, sono scarpe da corso. Oh, grazie. Grazie. Ti stanno benissimo, ora ti leggo le istruzioni, eh? Le scarpe da corso ti permettono di camminare più velocemente del solito, tenendo il muto e il pulsante B indosso le corde senza pressioni, Con queste due tapping, basta! Potete correre liberamente dappertutto. Questa invece è da parte mia. Mappa città, incredibile. Ehi, ma sbaglio, erano quelle due, erano mappe città invece di una. Erano due mappe città. Vorrei chiederti di portare l'altra a mio fratello. Certo che se entrate nella sola strada che arriva fino al mare è sempre comodo avere una mappa città, eh? In più ti darò un'idea a colpo d'occhio di come è fatta la regione di Unima, eh? Che tenerezza. Bene, ora andiamo sul percorso 19. Ti insegnerò come catturare i Pokémon. Che vivone. A presto tesoro. Vi aspetto un viaggio fantastico. Tu e Moltres vedrete nuovi posti e incontrerete tante persone e Pokémon interessanti. Viva.
Super fast, super speed. Ehi tu, Pucky, non puoi proseguire senza Pork. Oh, scusa, hai con te Moltres. In questo caso è con Virgonio per l'inizio del tuo viaggio. Grazie, che bello. Sei un tuo Pokémon è troppo stanco, vai subito al centro Pokémon. Fatti cazzi tuoi. Grazie alle montagne che la circondano, Rialisopoli rimane fresca anche d'estate. Adesso guardo. A Venturia c'è una piccola scuola dove i bambini possono imparare ad apprezzare meglio i meravigliosi Pokémon. I vostri Pokémon sono in buone mani, ci prendiamo cura dei Pokémon da 50 anni. Pensione Pokémon del percorso 3. Abbiamo lasciato la Sergia, tra l'altro, che mi viene in mente. Non l'abbiamo più recuperata. Alisopoli, sole, percorso 19, sole, Venturia, sole. Ah no, aspetta. Al di là del percorso 19 si trova Venturia, città famosa per il suo orologio. Grande. Bene. Allora, vediamo le statistiche di Moltres. Beh, per essere un livello 6. Scoppio, arreca danni al nemico che spera il colpo finale. Quindi quando ci mettono KO esplode. Bellissimo! Pazzesco. PAZZ esco. Ehi, di qua, vieni a catturare i Pokémon, no? Possiamo spiegazione. Il padre del Pokédex riempie, bla 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 bla. Vediamo chi trova. Ah beh, lei troverà. Sarà scriptato. Urroi! Vabbè, bla 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 bla. Questo qua è scriptato, per cui tranqui. Noi invece andremo nell'erba alta e troveremo Mewtwo. Sì, sì, è meglio diminuire il PS del Pokémon con un coltello. Pokéball, vai! Usa la Pokéball. Catturiamo i Pokémon Pokéball. Grande belle che cattura i Pokémon. Sapete che ridere se scappa? Peccato. Perfetto, l'ho catturato. Ora ti do qualche delucidazione. Ricordo bla 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 bla. Sì. Ok, grazie. Fatti i cazzi tuoi. Perfetto! Vediamo che Pokémon troveremo. Ti do un bacino e stiamo leggendario come primo Pokémon. Non è un leggendario. È solo Slugma. Allora, vale sempre la stessa regola. Li catturiamo, quelli nuovi li catturiamo tutti. Nitro carica. Quindi pensiamo. Minchia, anche lui fa male però. Non ti meriti un bacino. Oh, scusa. Ciao Leo. Allora, ti spiego la scena cos'è stata. Scelta di starter tra Wartortle, Moltres e Tailow. Indovina che abbiamo scelto. Beh, lo puoi vedere. Oh oh. Spero che rimanga dentro, sennò è un casino. È già KO al primo poke. Oh yes! Come lo chiamiamo Slugma? Nel suo corpo scorre magma, se non si muove continuamente il suo corpo si raffredda e si indurisce. I'm studying for the patent for tomorrow, cazzo, I'm cagando addosso. Smegma è banalotto, l'ho pensato anch'io però. Un po' volgarino. Vuoi dare un soprannome Slugma? Sì. E vabbè, Leo, dai. Ma non mi ricordo mai se è la teoria o la pratica. Penso la teoria, però. Sì, ma vedrai, vedrai. Ce la puoi fare. Fai quiz, fai tanti quiz. Chiocciolo. Ci sta. Chiocciolo, un po' a caso proprio con... Allora, Borza. Usiamo già la nostra pozione.
Allora, tra l'altro, vediamo la mappacità, giusto per capire. Dovrebbe essere proprio cambiata da nero tutta la conformazione geografica. Ah, partiamo proprio dalla parte opposta dove eravamo partiti. Ah, ho capito. Però la Lega ci arrivava da qua le altre volte. Qua c'è una città in più, mi pare. Grecalopoli. Spiraria, ok. Poggiovento non c'era. Che in realtà è Poggio Rusco sotto mentite spoglie. Ok, Forte Brezza. Foresta Bianca, è vero perché siamo in Bianco 2. Boreduopoli. Vabbè, queste qua ci sono, sono normali. Passo di Rafano. Tranqui, Sciroccopoli, Galleria Solidarietà. Questa non c'è, o oh, sì, boh, vabbè. Zondopoli, Pokewood. Ah, forse, questa qua sarà la metropolitana, tipo, ok. Percorso, 420, Levantopoli, ok, easy. Easy, ok. Sai, sto cercando i Pokémon nell'erba alta. Se tu invece non li vuoi incontrare, ti conviene non passarci. Grazie. Vediamo chi troviamo adesso. Sempre Smegma qua, che palle. E scappiamo. Baltoi! Attenzione, carino. Allora, Acurobatto. Niente, troppo forte. Minchia. Minchia che botta. Sai che succede? Sì, lo so. Ah, quindi lo sai già che si può saltare giù da questo gradino. Sì, mi dispi. Nottobeddo, zoom lente. Cosa fa zoom lente? Aumenta la precisione che lo tiene attaccato al nemico. Ok. Vediamo chi troviamo. Un altro slugmino. Moltres. Ehi tu, allenatore! Oh no, è lui. Io sono Nardo. Sono un allenatore. La mia passione è quella di far capire a tutti quanto sia meraviglioso vivere insieme ai Pokémon. Celda sempre da ste cazzo di montagne. E tu sei? Dunque ti chiami Bachi e vieni da Alisopoli. Hai finito? Il tuo Moltres è un Pokémon decisamente bello. Ma tu devi ancora maturare come allenatore. Sono appena partito. Ti darò una piccola infarinatura. Forza, vieni con me. Ma veramente io? Leonardo Petardo. Ma come? Vabbè. Oh, ma sono solo Slugma in questo percorso. Vedete cosa potremmo fare di carino? Tipo un Pokédex di qui. Ma affanculo, chi se ne fotte. Buonasera, Salamina. Ah, Baltroia. No, al colesterolo. Sì, a Balsoia. Questo lo chiamiamo Balsoia. Pokémon. Battaculo! Cioè, volevo dire. Ti ho mandato la foto, ridere. Basta. Devi stare dentro, hai capito? Hai capito, eh? Tu non hai capito. Forse non hai capito, eh? Entra nella Pokéball. Baffaculo. Ecco, perfetto. Non sarà molto efficace. Boh, che cazzo facciamo? Ricicla. Eh sì, Moltres. Boh, no, ha fallito.
Chi l'avrebbe mai detto? Caduta libera toglie 60. Questo toglie 55. Lo facciamo fuori, però va bene, troviamo un altro. Aspetta, vado a vedere. Apra fuoco. Vabbè, senti, troviamone un altro un po' più forte. Ah sì, ho visto, ecco infatti. Allora, questo prima al 4 l'avevamo abbastanza. Beh, proviamo, senti. Acrobato! Vediamo. Se no gli mandiamo... lui, volevo dire proprio Slum. Sei famoso, Lidelina. Susmi. Ha. Lidelia Demon. È vero terrore di Monteleon. La signora lancia un bastone. Lidelia Demo. Pare è vero terrore di Monteleon. E poi si picchia sempre corretto. Lidelia Demo. Un giorno farò una cotoletta magnifica e la posterò su Rocky Chef 92. Che cazzo di attacco è? Perché ha questo attacco? Non è possibile questa cosa. È indecente proprio. Proprio non è possibile. Un giorno farò una cotoletta magnifica e la posterò su Rocky Chef 92 e la dedicherò a te il piatto. E la smetti di spammare il tuo profilo. Olè. Finalmente! Questa è una difesa bella alta, eh? Attenzione. Catturiamolo. È lui il destinato. Comunque abbiamo capito che questo sottopercorso è solo Baltoi e Slugma. Mamma che sono, raga. Cosa sei, raga? Figa. Mamma che sono raga. Oh, perfetto. Allora, questo dicevamo che lo chiamiamo Balsoia. Perché ho molta fava. Sì, lo so che volevi scrivere sonno. Però hai dormito anche oggi. Devi svegliarti, devi essere attiva, fresca e scattante. È stato scoperto in antiche rovine. Si sposta ruotando su se stesso. Cerca i suoi simili per formare dei branchi. Allora, dicevamo Balsoia. Perché noi diciamo no al colesterolo e sì a Balsoia. Balsoia. Ovviamente. Vediamo se c'è. Non c'è, volevo metterci il TM. E vabbè. Peccato. Ci sono le faccine di merda. Vabbè. Tranqui, c'è Vaporeon in questo gioco, certo che c'è... Oh no, ho sbagliato qualcosa, stavo per schiacciare su stop streaming comunque. Sì che c'è Vaporeon, ma non lo so se lo troveremo. Dai, facciamo un ultimo colpo nell'erba alta, vediamo se troviamo qualcuno di diverso, ma non... Ah, vediamo che mosse ha. Perché aveva acqua di sale o qualcosa del genere? Beh, ha fossa che è strautile. Minchia che statistiche! Madonna, a Zampillo! Che mossa è Zampillo su un Baltoi? Bellissimo. Dopo vado a fare il quiz, tanto non lo vinci. Vediamo se c'è un altro Zampillo. Ah, vediamo le mosse di Slugma che non abbiamo guardato, di Chiocciolo. Rogodente di nitrocarica, vabbè, sti cazzi. Ma Baltoi con Zampillo, ragazzi. Cioè, è più bello di tutto. Non c'entra un cazzo Baltoi con Zampillo, vabbè. Allora, scappiamo come dei matti matacchioni. Pachi è malvagio. Io sono... devi sapere che Lidele per un periodo mi chiamava il re dei cattivi. Lui è il re dei cattivi. È il re dei cattivi. C'è una mia foto, praticamente, sotto Natale al Burger King. C'era le coroncine con scritto buono e cattivo. Cioè, in inglese, cioè good and naughty.
Un giorno mi ha mandato la foto. Ho mandato la foto di me con la coroncina, con scritto Naughty, con scritto sono il re dei cattivi. Approfitta dei minori, questo non è assolutamente vero. A proposito, Epaki! A proposito, Epaki! La tua squadra è in forma, sì, i Pokémon danno il massimo, evviva Massimo! Sono già appena stato, ma sei scemo? Che malvagio. Ha detto che se sto per morire non mi abbraccia. Ma ti ripeto, perché cazzo dovrei abbracciarti? Cioè, se stai morendo, non è che ti salvo la vita se ti abbraccio. Ha detto proprio così. Sì, ma lo ripeto. È bello pensare al passato e al futuro, ma la cosa più bella è il presente. Perché posso giocare con i Pokémon. Anch'io. Sei felice che i Pokémon siano andati nella tua vita? No. Ma come? Eppure vedo che una squadra di Pokémon te mi hanno costretto. Questa è la costrizione run. Ha detto proprio così, bastardone, guarda che ti banno. No, dai, non ti banno. Buongiorno. Aspetta che non vedo un cazzo. Filoramo. Buongiorno, buonasera e buonanotte. Benvenuto. O benvenuta. Però penso sia più benvenuto. Magari mi sbaglio, però. C'è chi fa Fortnite, io no. Disp. C'è chi fa Apex. Ah, ok, era una frase continua. Sto salvando la partita in modo da non dimenticare le cose che ho fatto. Ora ti denuncio. Ma vaffanculo. Grande, anch'io la salvo adesso, che non si sa mai che perdiamo Moltres. Qua si fa Pokémon. E poi ci sono gli eroi che giocano a Pokémon. Beh, ma chiaro. Ma tra l'altro l'ho randomizzato completamente a caso. Cioè, è bellissimo. Allora, no, probabilmente ti sei perso l'inizio della live. Gli starter erano Wartortle, Moltres e Tailo. E noi abbiamo scelto Moltres. E si parla di ricette, tu la devi piantare. Sì, comunque ecco, io gioco a Pokémon, non ci giocherò sempre. Però quando esce Scudo e Spada si fa la settimana solo Pokémon. La programmazione al momento è Astral Chain il martedì e il giovedì e Pokémon Bianco 2 randomizzato il lunedì e il mercoledì, sempre alle 7:30. Per cui se ti piace, se ti fa piacere, se vuoi dire due cazzate e rimanere qua, benvenuto. Allora, io non ti permetterò di parlare così, non sei nemmeno il mio bellissimo faccino. E grazie per esserti iscritto, Filoramo. Grazie mille. Quando è bel tempo, il pelo del mio padre diventa così morbido, mi viene sempre voglia di accarezzarlo. Sì, tra l'altro sto facendo Bianco 2, ma ho appena finito Nero, per cui è proprio un sequel. Non parlavo di te. Un giorno metterò il banner al Caps Lock e voi sarete fottuti. La più grande città di Lunima è Ostropoli. Vorrei andare lì a spassarmela un po', prendere la nave di... Non so leggere. Ehi, non si hanno mai troppi strumenti, non ti pare? Pozione. Ma in realtà mi state insultando tutti e due, però dovete mettervi d'accordo. Gli strumenti che metti nella tua borsa vengono automaticamente divisi per categorie. Utile, vero? Madonna! Ah, ok! Pizza. Buona la pizza. Allora, cosa? Quanti Pokémon? Deve essere divertente pensare ad allenarli tutti al meglio, evviva! Cercando i... Ne ho tre! Cercando i Pokémon, le persone hanno continuato a spostarsi e a vivere nei luoghi più diversi. Le fattorie, ad esempio, un tempo era solo un mucchio di erba alta. Ora è un'area in cui i Pokémon uomini vivono viva. La dovete piantare di spammare pizza, comunque. L'ho mangiata ieri la pizza buona. Io ieri sera ho mangiato un polletto arrosto. Tutto intero così con le mani. E patate al forno. Era una vita che non mangiavo delle patate al forno, mamma mia. La mattina il mio caro Pokémon mi viene a svegliare per fare la pappa. La sera lo trovo sdraiato sul letto, stanco per aver giocato tanto. Ah, come sono fortunato! Eh sì, eh. Sei proprio un fortunello. Vuoi sapere cosa mi ha insegnato Nardo? Sì. Dunque, il Pokémon che scende in campo per primo quando comincia una lotta è quello in alto a sinistra nella tua lista di Pokémon. Pizza con Speck, Philadelphia, Rucola. Perciò io ci metto sempre il Pokémon che voglio allenare oppure il mio Pokémon più forte. Grande. Ehi là, sono qui. Allora passiamo dalle parole ai fatti. Ce l'hai un biglietto per... Ce l'hai 5 euro da farmi il biglietto del treno, figa. Un momento, ma come hai della città? Ma fatti i cazzi tuoi! Mi frughi nello zaino adesso. Ma chi sei? Chi ti conosce? I Pokémon mi svegliano per farmi le pippe. Io non ho mai detto una cosa del genere e se l'ho detto mi sono sbagliato. Nardo petardo, ok. Che sciopa, vacca di... Ho capito, è per un tuo amico. Grazie. Senti, ma perché il tuo amico è quello che ha con sé Oshawott? No, aveva Kirlia. Ti sbagli, bro.
In questo caso credo di averlo visto allenare il suo Pokémon sul percorso 20. Che ne dici di andare ad innanzitutto così? Ma fatti gli affari tuoi! Ma chi ti conosce? Si trova da quella parte. Grazie, ho due mappe città, secondo te non lo so. Cioè non è che ne ho una, ne ho due. Vabbè. Alla fattoria di Venturia spuntano Pokémon da tutte le parti. Puoi sempre contare sulla tua squadra in casi come questo. Fateli tu. Ma infatti, ma che cazzo. Ecco, vediamo che... Allora, comunque, l'ideale era, il rivale era classificato come God. Vediamo adesso come è classificato questo. Se guardi uno sfidante negli occhi, ne capisci la voglia di lottare. Sì, ma io non ne ho, bro. La sfida di Malcolm Campione. Grande, tosto, tosto. Ragazzi, siamo alla fine di queste live di Pokémon Bianco 2. Stiamo per affrontare il campione. Stamattina sono venuti finalmente a prendersi il vino. Cazzo, finalmente, oh. Ma davvero? Dopo quanti giorni? Grande Moltres. Moltres è fortissimo. Ragazzi, abbiamo battuto il campione. Allora è stato bello fare queste live di Pokémon Bianco 2 con voi. È stata veramente una bella esperienza, lunga però divertente. E dopo aver battuto il campione, direi che ci vediamo domani sera con Astral Chain e poi mercoledì con una nuova serie. Ciao a tutti, buonanotte. Sto impazzendo, è il sonno che mi fa brutti scherzi. Se gli sguardi di due allenatori si incrociano, scatta la sfida, è una regola che tutti gli allenatori conoscono. Andrebbe cambiata. Ma poi mi spiegate come fanno a incrociarsi se io sto così. Ok, buona serata, grazie Lidele. Ehi, senti, il mio Pokémon è così carino che voglio mostrartelo. Vediamo. Fate la sfida di Max Lady. Ok. L'Arbitar. Minchia. Bello, lo voglio l'Arbitar. Ah, sarà più difficile, però bisogna trovare una lore per la squadra anche stavolta, chiaramente. Beh, ma con calma viene da sé, come l'altra volta con Gianfranco. Nel frattempo abbiamo un Moltres che... Cioè, un Tailow che voleva essere Moltres ma non ci ha creduto abbastanza. Una squadra di falliti, tipo. Di fenomeni da baraccone. Bella. Beh, vedremo chi saranno i prossimi componenti della squadra. Perché, vabbè, sì, Slugma e Baltoi non credo di tenerli. Bro, basta questa lucidatura, però. E siamo qua. Ah! Ho capito. Sì, comunque sta cosa del random mi mette stravoglia di vedere che Pokémon troverò nel prossimo percorso, di scoprire chi ci sarà, chi non ci sarà. Ecco. Sarà una figata. Oltre al fatto che, vabbè, Bianco 2 non lo conosco tanto bene come gioco, però comunque ho appena giocato a Nero, quindi i Pokémon sono quelli, bene o male. Baccarindo! Cosa fa Baccarindo? Baccarindo. Indebolisce attacco superficato di un Pokémon tipo erba. Ok. Il mio spirito combattivo ribolle, il mio Patata è invincibile. È incredibile. E non avrà un Patata, ovviamente. Chi è lui? Ah, Mallory Champion. Tutti i bulli sono campioni. Perfetto. Combi. Avevo un amico che si chiama Combi. Acrobazia. Allora dovevamo comprare le Pokéball, cazzo. Vabbè, ci abbiamo un po' più di soldini. Ehi, ti ha dato rivolto al cervello? Non è nemmeno una medaglia per passare di qua. Su, dai, andati a fare lotta con i Pokémon che ne ho tre vedi qui intorno, ok. E lui non parla tanto bene. Wingull, grande! Che Pokémon interessante! Allora. Non so se sprecarla così, beh, vediamo che altro troviamo, scusatemi.
Mi sembra veramente uno spreco. Viva! Grazie a tutti i piccioni dei primi percorsi li troviamo qua. Perfetto, questo è il percorso degli uccelli. Però, cioè, tra gli starter c'erano due Pokémon uccello. Abbiamo trovato due Pokémon uccelli. Cioè, wow. Wind cool. No, dai. Beh, dai, catturiamolo. Beh, a sto punto troviamone uno debole, tanto sti cazzi. Anzi, andiamo avanti. Battiamo tutti gli allenatori e poi compriamo un sacco di Pokéball. Allora. Scusi, io quello strumento... Ah, quando nevica ci può andare. Ciaone. Fattoria di Venturia. Pokémon a frotte. Nella vecchia fattoria. Vediamo cosa c'è qua. Electrike. Ok. Simpatico questo Electrike. Falla clima. Ok. Vediamo se lo buttiamo KO. Sì. Effettivamente era 50. Tecnobotto. È un po'... Sono un po' strane queste mosse. Comunque, meno male che ho fatto per tipo. Pensate se non avessi fatto per tipo, cosa sarebbe successo. E qua non c'è una sega. Pazzesco. Ma a parte questo, quello di erba sembra un pene, cioè, scusatemi. Sheldon Cooper. Allora, Tecnobotto. Chi la usa rilascia un colpo di luce contro il bersaglio. Il tipo varia a seconda del modulo tenuto. Quindi non abbiamo nessun modulo, sarà il tipo normale. Okay. Perché ce l'ha anche lui? Ma che cazzo? Bro, che palle. Zuccata. Ma porco cane, però. Vabbè. Cioè, ditemi che non è un pene questa cosa qua. Allora, andiamo a curare i Pokémon. Si stava cercando di salire in bicicletta, ma giustamente non ce l'abbiamo. E prendiamo anche delle Pokéballs. Pokimemi. Ok. Leo, ma ci sei ancora o sei uscito? Se ci sei ancora, dimmi qualcosa. Sheldon non è uno dei Big Bang Theory, esatto. Sheldon Cooper è uno dei protagonisti di The Big Bang Theory, che è finito. Tra le altre cose. Tutti i soldi in Pokéball. Sì. La sua evoluzione è un rotore di coglioni. Di Sheldon, dici? Ma rotore di coglioni è da fare o... Che poi più che Sheldon sarebbe Shieldon, quello lì. Che è Shield. Previously on Marvel's Agent of Shield. Ok, catturiamo sto piccione grasso. Piccioni grassi. Allora, metto muto sto gruppo perché continua a vibrarmi il culo. Etere lama. Disattiva un anno. Perfetto. Vai. Oh yes. Come lo chiamiamo, Starly? Starly. Allora, concludo sta cosa qua. Da soli sono deboli quando si muovono in gruppo. Tuttavia, se sono... Quindi si muovono in gruppo. Tuttavia, se sono troppi, finiscono per litigare. Cioè, ovviamente abbiamo un salamino. Quando mai? Dico io. Quando mai?
Ok. Vuoi dare un soprannome a Starly? Sì. Vabbè, chiamiamolo Salamino, dai, ti accontento. E dove cazzo è andato? Oh. S alla mi no. Ok. Comunque voglio un sacco andare a vedere C'era una volta in America a Hollywood, America. È un altro film, il film della Ferragni. Il film della Ferragni mi sa di quel mix di trash e è interessante che wow. Non lo so. Però che non so quando andare, uffa. E con chi soprattutto. Ah, Lidl ti dico già. Non so se avevate. Boh. Però sabato questo non ci sarò. Te lo dico già. Così eventualmente vi organizzate. Ecco, insomma, cioè io ti avviso, vai, fai quello che vuoi. Cioè. Allora, catturiamo questo Winkle. E pensiamo a come chiamarlo. Nemmeno noi, perfetto, ottimo. Vedo che i nostri impegni sono sincronizzati. Ottimo. Allora, dai, rimani dentro. Su. Dingul. No, Dingul no, non mi piace. Prendil. Cos'è prendilo? Un attimo. Costruisce il nido a ridosso dei precipizi. Sfrutta la brezza marina per levarsi alto in cielo. E bevo un goccio d'acqua. Comunque, stasera mi avrebbero invitato a vedere It. Useletto, dai. Perché le piccinine. Useletto. Mi avevo invitato a vedere It 2, ma a parte che vabbè avevo la live, quindi ciao. Ma so già come finisce. Più a me quegli horror lì, tutti jumpscare e poca trama, mi fanno cagare. Allora, Wishmoor. Allora, traccia. Oh no, questo è un problema. Fa paura. Chi? Wishmoor? No! Ho sbagliato. Vabbè, non pensavo fosse così scarso. Allora, Sheldon. Ciro donno! E che ci fa fuori adesso, cazzo. Cerchiamo di prenderlo sto giro. Adesso ci farà fuori. Ah! Proviamo a vedere se riusciamo a catturarlo così. No, ovviamente no. Ci farà fuori e gli scoppiamo in faccia. Bello, cioè immaginatevi la scena. Sei un uccellino e quando ti fanno fuori scoppi. Gli scoppi in faccia. Wow. Perché non è scoppiato? Ma vaffanculo. Vabbè. Proviamo a catturarlo di nuovo. Uno, due, tre. Oh sì. Ok. Ha una corazza molto spessa, di conseguenza può curarsi erba a bacche e bacche senza dover combattere. Allora, dicevamo, questo lo chiamiamo Sheldon C, perché non ci starà tutto. Che è un po' poco fantasioso, però è dovuto assolutamente. Sheldon
Anche Dr. Cooper poteva essere, effettivamente. Allora, adesso abbiamo davanti quello lì, mettiamo davanti Sheldon C. Beh, vediamo un po' le mosse dei nuovi arrivati. Allora, Tifone, Tenaglia, Etrelama, Baldeali. Allora, Temerarietà, potenza delle mosse che provano contro colpi, ok. Quindi Baldeali fa un macello di danni. Magiscudo, il Pokémon subisce danni solo ad attacchi diretti. Wow. Vabbè, scoppio. Attività, potenza delle mosse del tipo del Pokémon. Minchia. Intrico piedi, aumenta l'illusione se il Pokémon è confuso, vabbè. Normalità, le mosse del Pokémon diventano di tipo normale. Wow. Che cosa utile. Esatto, ok, è proprio la reazione per quell'abilità lì. Shinx, bello Shinx però. Carino Shinx. Cazzo, ma che mosse ha? Cioè, parliamone di questa cosa. Da oggi gioco a bianco 2. Bianco 2 random però. Shinx secondo me è carino in squadra. Se riusciamo a prenderlo. È morto. Mi disp. E anche Sheldon è morto. È morto. È morto. Cherubi. Cherubi. Allora, Rogodenti. Vediamo se lo facciamo fuori. Legnicorno. Chi è che rompe? Oh no. Ok. Ok. Fantastico. Pokémon rarissimo. Non si trova mai. Ma che cazzo. Poco carica. Cazzo, sarebbe bello prendere un Feebas e non farlo evolvere, tipo. Sempre per stare nella lore dei fenomeni da baraccone. Però boh, vedremo. È un Pokémon brutto e sciatto. Tuttavia è molto resistente e sopravvive in pochissima acqua. Ok, brutto e sciatto. Come vuoi essere soprannominato? Pescemon! Fatta. Andata. Vai, Pescemon! Lui potrebbe essere un papabile candidato per entrare in squadra, eh. E che poi diventa Milotic, che... Boh, o non lo facciamo mai evolvere, tipo... Qua, te, Cherubi, appena ti faccio una mossa, muori. Dovrei cambiare Pokémon, ma che cazzo ne voglio? Electrike! Elettrotela, wow! No, Electrike non mi piace tantissimo come Pokémon in realtà. Manetric carino, però a sto punto meglio Shinx. E facciamoli zampicchi. Ecco, vabbè. Oh, chi è arrivato? È arrivato lui. Bella. Ok. Electrike lo chiamiamo.
L'elettricità immagazzinata nella pelliccia gli stimola i muscoli e aumenta la sua velocità di reazione. Ok. Sì. Lo chiamiamo... Devo silenziare anche questo gruppo però, perché sennò qua è un casino. Pisellina, no, ma vabbè, ma che c'entra Pisellina? No. Chiamiamolo... Cioè, Pisellina è lei e basta, non può essere altrimenti. Chiamiamolo... Io quando entro in live del Pachi. Ma non ci sei mai, bro. Devi esserci di più. Allora, chiamiamolo... Piccoli, perché l'abbiamo catturato quando è arrivato Piccoli. Dai, facciamo questo in suo onore. Tanto poi non verrà usato. Perfetto. Ok. Vediamo chi altri c'è. C'era Shinx da tirar fuori. Vediamo se... Cottoni! Attenzione! Non dire così perché di solito allenamento la sera. No, vabbè, ma in realtà immagino. Lo so che voi giovinastri siete sempre così impegnati. Non ti capisco, ecco. Cioè, non ti capisco perché non ho allenamento la sera, però vabbè. Hai capito, insomma, no? Fossa. Chiamerei un Pokémon in mio onore. Sì, va bene. Questo è solo sostituto. Perfetto. Ehi, Tecnobotto. Chiaramente, Tecnobotto deve aver sostituito una mossa di quelle più comuni, evidentemente, se tutti hanno questo cazzo di Tecnobotto. Vabbè. Che palle, bro. Perfetto. Allora, uso un altro Pokémon. Abbiamo due. Con che indifferenza si va bene? Vabbè, che cazzo devo dirti? Va bene? Non so. Quello. Vediamo. Se non sarà un Pokémon che voglio in squadra, chi vuoi? Quello che vuoi me lo dici. Se no, quelli della squadra devono avere una lore interessante. Tipo Taylor che si chiama Moltres, no? Quella è interessante come lore. Una roba. Non so Fibas se tenerlo in squadra o no. Arriva anche Mariani. Ma Mariani aveva fatto un salto anche prima in realtà. Però so che stava studiando. Si sentono più sicuri in gruppo quando incontrano i loro simili. Ma non li lasciano insieme. Non li lasciano insieme. Non li lasciano insieme e formano una grande nuvola. Allora. Non so Red, vuoi che chiamo questo in tuo onore o vuoi che aspettiamo che chiamiamo un altro? Dimmi tu. Se no questo lo chiamo... Pino. Così a caso. Pino. Chiamalo Don Piccoli. Ma ho già chiamato un Piccoli poco fa. Faccia come vuole lei. No, vabbè. Tu muori. Come la via del noi. Oddio. Non è... No, il noi è via Marconi. Come tentativo di fuga non riuscito. Come cazzo ti permetti, bro? No, volevo fare fuga. Però se ci facciamo far fuori, arriviamo al centro Pokémon prima. Oh no. Sta succedendo davvero. Ok, perfetto. I soldi, cazzo. Perfetto, meglio così. Beh, direi che magari proviamo a vedere se troviamo Shinx e poi basta con i Pokémon, perché mi sono rotto le palle. Ma insomma, quanto è ferisco? Ah, ok, stai parlando con... Ok. Allora, chi è insomma? Coinvolgetemi nei vostri discorsi. Allora. Ha solo acquapatto? Vediamo, idrovelo.
Attacca il nemico con una colonna d'acqua associata con fiamma patto, aumenta gli effetti del cobalino e parli il cielo. Che bello. Trocco chi di più. Evita che il Pokémon resti scottato. Minchia, utile. Idrovelo anche lui. Palacrima, elettrotela. Ventosa, resiste a strumenti di mossa sostituzione. Tecnobot è sostituto e basta. Perfetto. Dici anche te quanto è fresco insomma. Chi cazzo è? Se mi dite chi è, magari vi dico quanto è fresco insomma. Però se non me lo dite, non ve lo dico. Allora, dai, intanto me lo porto dietro. Ti voglio più attivo nelle mie stream su YouTube. Fai stream su YouTube. Allora, torniamo alla fattoria. Vediamo se troviamo Shinx. Però boh, non mi sa tanto di fenomeno di baraccone. Il somma è un nostro fra che pompa duro. Beh, allora è fresco. Molto fresco. Bella lì. Ciao Sparax. Buonasera, devo dire qualcosa a Ciola? Somma è uno strano sessuale. Vabbè. Ah, c'era anche questo figlio di puttana da catturare. Vabbè, basta, mi sono stufato di catturare Pokémon per stasera. No, dai, non posso farlo. Non c'ho voglia. Vabbè, però se è fresco va bene. Allora, vediamo. Non c'è altro posto perché devo andare. Oh no, è lui! È l'idele! Ah, sono felice di vederti qui. Vuol dire che se vuoi, che vuoi allenarti seriamente. E allora vediamo il tuo progresso. Si fatti sotto. Insomma, sembra un po' Wishmore. Minchia. Finocchio se ne sta a scordia lasciandomi solo. Quindi si digli che è una brutta persona che abbandona il coinfine. Subito. Drowsy, ma quindi cambia i Pokémon ogni volta? Che figata! Allora. Oh, Ciola, dice Sparax che sei una brutta persona che abbandona il coinquilino. Figo che cambi Pokémon ogni volta. Top. Adesso sto togliendo la patente, così poi vengo a rubare il K qui. Vabbè. Allora, mandiamo Moltres in campo, che Moltres ne sa di queste cose. Asso. A cazzo. Allora, gli facciamo acrobazia. Ma nell'esame sì, vedrai che lo passi. Vai tranquillo. Ho passato io il primo colpo facendo solo quiz 3 giorni prima. E ciao ciao. Grande Moltres. Come ho fatto a perdere? Devo scusarmi con Gesù. Che cazzo di benedizione devo darti? Vaffanculo. Vedrai che lo passi. Niente male. Vedo che hai riflettuto su come tirare fuori il potenziale dei Pokémon. E vedendo i tuoi progressi nella lotta, ho capito che sei una persona su cui si può contare. A proposito, cosa cercavi da queste parti? Te, coglione. La mappa città. La mia sorellina non smette mai di stupirmi. Spero di non farla preoccupare troppo, però. Spiegaci invece quanto è fresco anche Fede Geco. Ma Fede Geco è molto fresco. Specialmente quando si parla di aranciata. Comunque grazie, siamo appena partiti e ho già trovato il modo di aiutarmi. Ehi, che cazzo ci fate nella nostra fatteria? Andate fuori dalle palle, figa! E tu chi sei? Sono il proprietario, che cacchio sei tu? Vabbè, ci avevo azzeccato, al contrario. E lei è la mia dolce mogliettina. Fuori dalle palle voi due e non tornate mai più. Però prendete questi. Se non c'è un centro Pokémon nelle vicinanze, le porzioni tornano utili. Ma perché io sto parlando di questo? Dovete scappare via, altrimenti io vi sparo con lo schiappo. Ma perché ci dovete sparare con lo schioppo se poi hai perso un cane? Allora, non ti preoccupare, andiamo a cercare, ci pensiamo noi.
Ma chi vi ha chiesto niente, porco cane? Andatevene a quel paese! Oh sì, forse se volete potete andarvene a cagare. Boh, non so, ho perso la mia voglia di improvvisazione. Dai, fammi riposare la squadra, oh sì. Tutta la mia creatività è morta. Adesso puoi guadagnare i punti guardando le live per vedere quanti punti hai, fai Gigi. Explanations. Ah! Chi è che rompe? Sola dice verissimo se ci sei ancora, Sparax. E questo non lo leggo più. Vediamo se è più coraggiosa la mia squadra di Pokémon o la tua. Secondo me è più coraggiosa la mia. Però non lo so perché non sono ancora elementi scelti, ecco. Crystal Lady. Crystal Lady sembra tipo una cosa... boh. Per depilarsi o cose così. Vai, Pescemon! Iperzanna! Ma come? Ma che cazzo? Quindi avrà solo Iperzanna questo qui. Eh sì. Minchia. Questo può essere un problema. Quel momento in cui Moltres diventa Jerry Scotti e fa caduta libera. Ok, perfetto. E salvi per un pelo. Ok. Squirtle! Pressione, giustamente. Squirtle diventa un Pokémon leggendario. Preveggenza. Vabbè. Tranquillo. Grande Moltres. Ma che livello si evolve Tailov, che non mi ricordo. Poi il 16, il 18, il 20. Allora, un altro Feebas, ma noi abbiamo Jazz. Rapide artigli. Ok, ok, un altro Feebas, ma l'abbiamo... cioè è comunissimo Feebas in questo posto. Come tentativo di fuga non riuscito, ma porco cane. Dai, scappa, Pescemon. Grande Pescemon. Allora, lì si torna al pene, poi... dov'è quel cagnaccio di un Pokémon? Da super di qua. Ardier! Pensi che si sia allontanato ancora di più? Andiamo a vedere. Ehi, vecchia! Un volto nuovo ti andrebbe di lottare con me. Vediamo che categoria sono le vecchie. Ah, è un vecchio in realtà, non è termino. Joe Ace Trainer, Ace Gamer, Lezzo! Aonna ragazzi, Lezzo, sudicio, penzola! È un barile di merda! Lisciami le mele, sudicio! Oh no! Ma vuoi spammare un'altra volta il messaggio? Grande Pescemon che sarà a livello 7. Oh oh. Sì, guarda Fede.
Ma in realtà, piccoli, c'è il trucco. Perché se hai la sub, se sei un abbonato, guadagni il triplo dei GG. Per cui tu ne guadagni 10 ogni 10 minuti. Mentre lui ne guadagna il triplo, ne guadagna 30. E coi duelli puoi accettare o rifiutare. E è praticamente come il lancio di una moneta. Chi vince si prende i GG dell'altro. I GG. Ti ha fatto il culo. Ah, è un hacker. A proposito, una cosa che volevo dare anche a te. Ottiene antiparalisi e vivone. Usalo quando un Pokémon è paralizzato. Hai vinto anche il buono della Play mesi fa. Sì, sì, ma è fortissimo, piccoli, è pazzesco. Non trovi anche tu che sia assurdo che un Pokémon sparisca così da solo? Potrebbe anche vedersi da brutto finire nei guai. Senti. Allora, andiamo a curare i Pugimanz. Sì, vabbè, non è che puoi... a seconda di quanti ne hai, puoi scommettere. Ne hai 40, per cui puoi scommettere al massimo 40. Occhio che li perdi tutti, però. Esatto, non più di quelli che si hanno. A meno che io col mio potere non te ne aggiunga 1 milione! Ma non lo farò. In caso te li ridò. Sì, è come quando da bambino andavi da qualcuno e gli dicevi... Con una mano piena di terra dietro la schiena. Chiudi gli occhi e apri la bocca. Sicuramente. Dai, dammi le tue carte dei Pokémon. Poi te le ridò. Eccolo lì. Eccolo lì. Ti ha fregato. Ma non puoi duellare se hai 0 Gigi. Certo che ne è di sfortuna incontrarmi sulla tua strada. Sì, immagino. E tu chi sei? John Wayne? Jessica! Lui è Jessica! Dai, non farli infami, Marianne, dai, che poi devo andare. Mariani, non farli infami, Mariani. Mariani! Oddio, mamma mia che sonno. Wow, ma sono già le 9. Pazzesco. Ipnosi. Sì, si può dare i punti. Ah, gli hai dati 100. Madonna, ma sei ricco. Sei un piatto ricco, micificco. You are so generous. Non come Fede. Fede accumula e basta. Sì, ma svegliati fuori, Moltres, però, perché non possiamo andare avanti così. Grazie. Vediamo poi chi ha. Skiploom. Attenzione, vince piccoli l'ultimo duello. Sono un pro player. Ah, e puoi fare anche le slot. Le slot machines. Per la classifica fai punto esclamativo leaderboard. Leaderboard. Bacca Enigma, vediamo cos'è. Ripristina i PS. Se il Pokémon che la tiene è colpito è un attacco super efficace. Wow. Carino. E mo dove andiamo? 14.000, ne ha così tanti. Ah beh, sì. Sì. Ci sta. Come si fa ad andare lì? Chiedo scudo. Come si dovrebbe fare andare là? Allora,
Dove cavolo uscirà quel Pokémon? Ah, là dietro. Ok. Ok, te ti abbiamo già. Sono una truffa. Non è vero che sono una truffa, sono slot machine, cazzo. E non è che se vai alle slot machine vinci sempre, anzi non vinci mai. Tu sei una truffa. Kai! Io cerco di qua, tu continui a cercare più in fondo, ok. Eccolo là. Bacca grana. E sgancia la grana. In realtà puoi metterci dentro quelli che vuoi di Gigi. Kai! Ma questo guaito, allora l'hai trovato, grazie al cielo. Tu resta qui, come vado a chiamare il proprietario? È un pirata questo. Ci mancava solo quest'altra seccatura. Arr! Guarda che io sono un membro del Team Plasma. Qua siamo noi, mocciosi, smettono di piangere per il terrore. Arr! Ma tu lo conosci o no il Team Plasma? No. Vado, ci si becca. Ciao, piccoli. Buona serata. Cosa siamo, l'organizzazione che 2 anni fa voleva conquistare Unima? Per liberare tutti i Pokémon. Comunque sia, voi sciocchi non potete nemmeno lontanamente capire i nostri alti propositi. Però questa non ci voleva. Per seguire questo Erdior mi sono perso. E come se non bastasse, sono stato scovato da dei mocciosi. È tutta colpa tua. Tiè, becca di questo. Botta! Grazie. MT21, frustrazione. Ne approfitto per tagliare la corda. Koi! Oh, Erdir, ma insomma, cosa ti è venuto in mente di allontanarti così? E voi ragazzi, fuori dalle palle. Abbiamo introdotto il giovane ragazzo nella spirale del gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è una piaga. Non partecipare. Che tipo che sei? Se il Pokémon fosse veramente scomparso, devi fare molta più attenzione. Brutto. Ho una domanda, ma per streamare su Twitch bisogna avere il Prime? No. Assolutamente no. E basta un account su Twitch. Tu streami su YouTube? Mi pareva di capire. Chissà se questo ragazzino è capitato una brutta esperienza. Ha una paura folle che i Pokémon spariscano. Mi avete tolto il gioco d'azzardo. Forza Erdir, andiamo a casa che ci aspettano. Sì, ha paura che gli spariscono perché continua a cambiare Pokémon uno dietro l'altro. Cioè. Scappano e non li trovo più. Io continuo a provare sì, sulla bici. Su YouTube. Ah, ok, ma che canale. Dimmi che canale hai che. Dopo vado a vedere. Ma allora ti dico che programma usi per streamare su YouTube. Senti, fatti i cazzi tuoi tu, ancora tu. Vedo che hai consegnato la mappa città al tuo amico. Noto con piacere che in pochissimo tempo tu e la squadra avete fatto passi da gigante. Benissimo, però, anziché sottoporti a un addestramento, vorrei che mi dessi una mano. Collegato l'account alla player e tutto, ma non funziona quando lo starto. Ah, ok, io faccio da computer, per cui dalla play non saprei in realtà. Forse c'è qualche postazione della play. Stream easy da PS4, ah, ok. E forse qualche impostazione della play o di Twitch. Però non saprei dirti in realtà, perché appunto io faccio da computer. Per cui ma ti dà qualche errore da in particolare o non va e basta. Streamiamo quando viene da me con la mia postazione da gaming. Nardo, questo è l'allenatore che dobbiamo mettere alla prova? Wow, a me sembra forte, è già forte così. Ciao Isaac. Sì, mi chiamo su YouTube e faccio FIFA principalmente ora. Oppure Fortnite e Apex. Ok, dopo ci guardo. Sarà anche forte, ma non è dimenticare che anche la sconfitta è un banco di prova. E poi una lotta è sempre una lotta e c'è da divertirsi con i Pokémon.
Per favore, Pac, accetta la loro sfida. Ah no, è sempre lui che parla. Sono pronto, ti farò vedere la classe della mia squadra. Suablu! Start la live sulla prima dice che sono in live, però sul mio canale non appare niente. Strano. Molto, 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 molto strano. Vado a mangiare, vabbè, ma tra mezz'ora abbiamo finito, che mollo. Tra 20 minuti, anzi. Dai, tranqui, siamo qua. Buon appetito, anzi. Mamma mia, che fame che ho anch'io. Non saprei in realtà. Studio in Merli che mangiano lupo. Vabbè. Aerocolpo, figa. Vabbè, gli impediamo di attaccare. Che cazzo vuoi che ci faccio? Non ha effetto. Questo è un problema. Questo è un problema. Sì, ma dai, perché cazzo ha gemmo forza? Perché ha gemmo forza? Ma spiegami. Sì, vabbè, non vale. C'è il vento in coda, per cui fa quel cazzo che vuole lui. Ce ne faremo un cazzo con Zampillo. Vabbè. Ci mancherebbe altro. Madonna, gli faremo malissimo con un PS. Madonna. Incredibile, pazzesco. Turbo sabbia così per ridere. E stavolta attacca 8 per primo. Ok. Ah, gli era scaduto il vento in coda, ok. E continuiamo con il nostro amico Turbo Sabbia. Oh, attenzione! Attenzione Balsoia, che schiva tutto, incredibile. Attenzione Balsoia con la sabbia negli occhi, continua a schivare tutto. E è incredibile, e non viene mai preso, praticamente si muove non visto. E questa potrebbe essere la chiave per vincere. Proviamo a fare... pozione su Balsoia. E andiamo a usare Zampillo, signore e signori. Un bello Zampillo a full vita, che male non fa. Oh sì. Schiva un altro attacco e attacca con Zampillo. Mamma mia, signori. Ovviamente. Ovviamente si potevano schivare tutti. Se chiede, diciamo che non abbiamo fatto niente. Cazzo, avete già cominciato a non studiare. Un bello champignon per i vostri prason. Oh yes, Balsoia sarà a livello 6. Pescemon sarà a livello 8. Grande Pescemon. Ok. Entrambi avete dimostrato grandi capacità. Ah no, passiamo alla prossima. Subito. Ma prima bisogna rimettersi a stare squadra. Oh, grazie. È che il nostro prof non ha iniziato a spiegare e vuole già interrogare. La comparatività dei tipi e il fuoco delle lotte di Pokémon. Ok. Allora è una rocker. È una bella rocker questa. Oh, Shawot. Qui ci sono dei Pokémon normali. Più o meno. Ma che cazzo di problemi ha? Cioè, ma che cazzo di problemi ha la gente? Ma porco cane. Ma è capitato anche a me diverse volte in realtà che non spiegassero un cazzo e poi... Interrogo, porca troia. Idropompa, cazzo. L'abbiamo scampata bella. Grande Moltres. Ok, cazzo. Però in teoria, dovremmo farcela abbastanza agilmente. Ok.
Per Bacco è stata una sfida mozzafiato. I Pokémon erano circondati da un'aura di positività e riconoscenza. Ok. Che ne dici, Paki? La compatibilità dei tipi è fondamentale, questo è certo. L'acqua batte il fuoco batte l'erba, l'erba batte l'acqua. L'acqua batte il fuoco e il fuoco brucia il legno e il legno ferma l'acqua. E gne. Ci spiega di quando era piccolo, di quando i merli gatti mangiavano i merli piccoli nel nido, di adesso che i merli li mangiano l'uva. E vi interroga poi su questo, grande uomo. Ma non è l'unica componente di una lotta. Infatti, quando il tipo di mossa è uguale a quello del Pokémon che la utilizza, la sua potenza aumenta ancora di più. Ora facciamo tornare in forma la tua squadra che si è impegnata tanto. Phoebus, sei stato veramente in gamba ad aiutare Paki. Fatto un cazzo, Phoebus. Incontrare Pokémon e persone che non avresti mai occasione di incontrare altrimenti è proprio questo il bello dei viaggi. Ok. Salve, piacere di conoscerti. Phoebus. Cazzo, dovevamo chiamarlo così. Devi esserci di più in live, perché sennò... Predio te, non dire una parola. La droga! È il box premi. Io, mi chiamano Mr. Premius. A proposito, mi hai sentito parlare del grande concorso Caccia ai Premi? Sì, te lo spiegherò, che tu ne abbia già sentito parlare o meno. Uffa. Dunque, la Caccia ai Premi è un concorso che valuta le attività degli allenatori, insomma, che si impiccia degli affari loro. E per celebrare la tua missione al concorso, ecco a te questo premio. Sì. Primi passi. Ed ecco a te l'insostituibile compagno della caccia forsennata, il suggeri premio. A proposito, se soddisfi le condizioni richieste e poi vai in un centro Pokémon, mi troverai ad aspettarti con tutti i premi che ti meriti. Per cominciare, in realtà ci sono ma non fisicamente, lo so. Per cominciare dai un'occhiata a un tuo box premi, bye bye. Questa sarà sicuramente una cosa che non farò. Paki, mi ha appena giunto un messaggio, nella nuova palestra Pokémon di Alisopoli è arrivato il capo palestra! Perché non ci fai un salto tanto per verificare i tuoi progressi? Ok! Io so chi è il capo palestra. Oh no. È lui. Ok. Abbiamo ancora 17 minuti in realtà. Potremmo farcela fare la prima palestra. Oh no, di nuovo! Quando cazzo c'è arrivato? È mio zio. Ah, scusa, mi sono dimenticato di dirti una cosa importante. Per prima cosa prendi questa. Sberla. Bacca arancia. Meno male. Se Pokémon la mangia recupererà un po' di PS. Zio Ivo. Ma ecco il bello, se fai tenere la bacca a un Pokémon potrà mangiare da solo quando comincia a essere stanco. E cambiando discorso, poco fatto di andare alla palestra di Alisopoli per fidare il capo palestra. Devi sapere che è un osso duro. Non temere però, se rifletti bene sulle capacità dei tuoi Pokémon e sulle scelte che puoi fare come allenatore potrai sicuramente vincere la medaglia. E poi non esitare ad affrontare avversari sempre più forti, i capi palestra di ogni città. La fiducia e l'aiuto reciproco con i Pokémon sono la base della crescita di un allenatore. Evviva! E più diventerai forte, più il mondo che ti circonda diventerà vasto. Evviva! Se si allarga, più divento forte. Ok. Tum tum tum. Troviamo Mewtwo. Wow, forte sto Mewtwo. Uè, while you, bello sto Mewtwo. Ok. Allora. Torniamo at the first city. Oh yeah. And let's see what Pokémons do we have. Oh no, è lui. Ti aspettavo, Paki. Vedo che vai alla grande. Ecco te un nuovo premio. Asso del risparmio. Tieni, Paki. Grazie super premio. Suggeri i premi. Per farci scovare altri premi. Evviva. Ciao. Allora. Adesso chissà di che tipo sarà quella palestra lì. Boh. Sì, ma non mi convince la cosa di Pokémon random mindzone. Perché? Perché... Cioè, le possibilità erano di metterli normali, o random a zone, o random del tutto. Il problema di metterli random del tutto è che veramente ti capita di tutto in una zona sola. Perché non cambia molto. Va a zone. Come, diciamo, il gioco normale, però... Cioè, è che io avevo paura che cambiasse troppo, poi. Cioè, che in un percorso ti trovi mille Pokémon, capito?
Boh. Allora. Sono tornato, ciao Leo. Welcome back. E comunque ormai è così, per cui ce lo teniamo così. Magari la prossima volta facciamo un randomizer, facciamo Pokémon a caso sempre e via. Ok. Che Pokémon hai trovato? Allora, praticamente nella tra gli starter potevamo scegliere tra Wartortle, Moltres e Tailow, e come vedi ho scelto Tailow e l'ho chiamato Moltres. Poi ho trovato questi e un Electrike, Cottony e boh, chi cazzo di altro c'era nel box, non lo so. Ho chiesto a Nardo di Venturia se voleva insegnare qui, ha rifiutato, ha detto che bisogna lasciare spazi ai giovani. Bravo. Usi mai degli strumenti durante la lotta? Tieni, prova a usare questo, se ti va. Grazie. Che culo. I Pokémon possono tenere degli strumenti con sé, ma pare che non sappiano come usare quelli creati dagli uomini, come per esempio le pozioni. I Pokémon di tipo normale sono deboli contro quelli di tipo lotta, ma di Pokémon che appartengono a questo tipo, da queste parti c'è giusto qualche Riolu nella fattoria Ventula. E ormai non ci sono neanche in realtà. Vabbè. Allora. Esiste una tecnica per annullare l'evoluzione del Pokémon. Vediamo cosa dice il libro di testo. Se durante l'evoluzione di un Pokémon prendi il pulsante B, lo sorprenderai al punto di interrompere l'operazione B. Sei pazzo. Sei pazzo. Cioè praticamente li spaventano per evitare. Oh no, è lui. Ehi, io sono Guido e faccio da guida agli allenatori che sfidano le palestre. Grazie per aver raccolto la sfida di questa palestra. Eccoti un regalo per ricordo. Che culo, eh. Le palestre Pokémon sono luoghi dove la forza degli allenatori viene messa alla prova. In pratica chi sconfigge il capo palestra viene riconosciuto come un buon allenatore. Se non hai più Pokémon con cui lottare, vuol dire che hai perso. Quindi ti conviene portare con te tanti, 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 tanti Pokémon. Oh no. Sei qui per fidarmi, vero? Ti do benvenuto alla palestra di Alisopoli. Io sono Komori, il capo palestra. Cazzo, è lui, di nuovo. Beh, se è capo palestra vuol dire che non ce lo ritroveremo in mezzo ai coglioni, perlomeno. Forse dovrei anche dire che lo sono appena diventato. Comunque sia, devo prepararmi a riceverti in palestra come si deve. Abbiamo uno sfidante, tutti e due ai vostri posti. Strabiliante. Se riesci a sconfiggere loro due potrai sfidare me, mostruoso. Ah, ok, devo parlarci io. Komori ha visto il mio talento e mi ha nominato allenatore in questa palestra. Ebiba. Webster campione. Cottoni. Allora. Pescemon. Non so. Comunque Leo e Fede se ci siete ancora. Il mio dubbio era. Vabbè, ovviamente Moltres rimarrà in squadra. E come secondo, non so se tenere Pescemon e non farlo tipo mai evolvere. Anche perché si evolve. Scusate un attimo, vediamo. Allora. Fibas. Bianco 2 evoluzione. Vediamo come si evolve. Allora. Ma io come faccio a saperlo qual è? Ok. Scusatemi un attimo, Vediamo, allora, Milotic. Allora, dove... cacchio è? Mossa presa, non me ne frega niente. Allora, si può pescare Milotic. Ok. Ho capito, però non mi dici come si evolve. How to
Evolve Phoebus in White 2. Ah, lo scambio con la squama, ok. Allora vaffanculo. Non lo faremo mai evolve. Perfetto, in teoria sta anche alle 9.30, sì sì. Ciao, sono Guido e Guido, posso bannare il pacchettino? A bottora ci provo, Stonks. No, non lo bannare. Anche perché è mod, non credo che tu possa bannarlo. Sì sì, stacco alle 9.30, a sto punto battiamo la palestra e stacco. Tanto vale, ecco. Oh no, mi sono guardato dietro. Questa roba qua. Poco carica, un attimo. Ah ok, è tornato a posto. Perfetto. Ah già, è vero che aveva sostituito stupido coglione. Ok, potremmo tenere Phoebus in squadra. Facciamo davvero la squadra dei fenomeni da baraccone? Dai, basta! Che palle. C'è Taylor che è un Moltres che non ci ha creduto abbastanza. Cioè, era un Taylor che voleva essere addirittura... Voleva essere per forza Moltres, ma non era in grado. Poi abbiamo Pescemon. Anzi, è un Taylor che si crede un Moltres. Così. Di cattiveria. Abbiamo Pescemon. Abbiamo Pescemon che è semplicemente... brutto. Brutto e sciatto. Carino pesce, ma però come... Che palle però. Dai ragazzi, approvate anche voi di tenere Pescemon in squadra e fare la lore dei fenomeni da baraccone. Fatemelo sapere con un commento qui sotto. E se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale. Allora, se vate in quella ragazza... Ok, ma noi dobbiamo andare a curare Pescemon. Che no Pescemon, no party. Mi iscrivo. Grazie! Benvenuti in famiglia. Dov'è il Tazot? Allora, praticamente, ti tocchi la fronte tre volte e sarai iscritto. Colleona. Colleona. Mamma mia. Uncle Dolan, quanto era bello. Tra Pepino. Bravo. Adesso sei ufficialmente iscritto. Complimenti! Sono le 24. Sì, dai, ce la facciamo a battere la palestra. Senza neanche ritardare troppo. Ehi. Ora ti mostrerò ciò che hai imparato alla camera. Ma grazie. Non vedevo l'ora. Non è vero, non è vero cosa. Diguretto! Diguretto! Vai, Pescemon! Spero che impari delle mosse decenti, Pescemon. Punte. Acquapatto fa davvero cagare. Magari sulle sue statistiche in realtà che fa cagare. Ancora queste punte. Dagene. Vediamo sulle statistiche. 50, no? Fa cagare. Ma poi devo... Ah no, aveva idrovelo mi pare. Madonna, che schifo. Profumino. Che buon profumo! Leo, salta fuori subito. Leo, dove cazzo sei? Ciao Aldo Baglio! Ben ritrovato. Vedo che ogni tanto ci sei, che segui. Bravo. Come va? Tutto bene? Ricominciato la scuola? Ben taliente! Suavemente! Ma tu vai... Hai cominciato le superiori, giusto? O forse mi sbaglio?
Grande Pescemon. Allora, che dire, se l'hai fatta, ma riuscirei a sconfiggere... che dire. Beh, direi che in realtà... No, fai ancora le medie? Terza media? Non mi ricordo più, me l'avevi detto una volta, ma non mi ricordo più quante ne... Però mi pareva terza media, sì. Esatto, ah, ok. Uno... Dai, ci sono andato vicino. Allora, bene, signore e signori, andiamo ad affrontare il capo palestra. Speriamo che non ci porti via troppo tempo. Per te è la prima sfida in una palestra, per me è la prima volta come capo palestra. Diamo il meglio di noi stessi per non avere rimpianti. Veronica! Attenzione, ha cambiato nome in Veronica, Rich Boy. Grande Veronica. Grande Veronica. Pazzesco. Veronica Rich Boy. Sono appena ritornato, guarda. Ti sei perso solo per Comor che ha cambiato sesso. Ma noi lo accettiamo. Cioè, non lo accettiamo, ma non perché ha cambiato sesso, ma perché è un coglione comunque e mi starà sempre sulle palle. Guardate questo Moltres quanto è forte. Snoop Bull! Snoop Dogg! Sono l'ultimo muro che ti resta di abbattere, ma ti abbatto con immenso piacere. Ti spiacci con la faccia a terra. Oh no, Drago Pulsar! Ah! Ho capito. Ma non ho capito. Balsoia, vai! E usa. Hai scelto quella mossa? Capisco, non è caso di sottovalutarti. Vedrai che mossa ti scelgo adesso, brutto spiegato del cazzo. Lo Zampiro! Insidia. Insidioso. Ah! Non c'è problema, non c'è problema. Tanto noi abbiamo Chiocciolo! Usa fuoco carico! Oh oh. Questo farà male. Minchia. Ma che cazzo di attacco ha? Oh raga. Adesso ci fa il culo però. No! No! Non possiamo accettarlo! Salamino! Regila Salamino, ti prego! No! Cazzo, ma è davvero forte! No, you suck! Cazzo, ti aggiunto... Ah, questi qua sono anche super sottolivellati. Per carità, però... Minchia! Usiamo Tenaglia! Tanto non la usiamo, per lui. Abbiamo un'ultima speranza. Vai! Pescemon! Cazzo, che è una mossa e fa pure cagare. Dude, what the fuck? Merda. Gianfranco, sì, qua ci voleva Gianfranco. Sul serio. Però possiamo sempre pregarlo. Ecco, sai una cosa della maglietta... del disegno? No, della maglietta, che cazzo dico? Disegno. Bisogna dare più spazio a Gianfranco, probabilmente. Farlo più celestiale, ecco. Non riesco a far evolvere Gianfranco su Pokémon Go. Minchia, quante caramelle ci vogliono? Ehi tu, scendi, coglione! Bla bla bla. Sì, ma Gianfranco vola. Ma... Sì, è vero. Sì, poi ti dico, anche la foto così di un Gino Matita si vede poco. Magari... Quando è fatto meglio è ancora più figo. Allora, Cotton è. Allora, adesso gli mandiamo Chiocciolo. Anche se non servirà un cazzo mandargli Chiocciolo.
Ah! E quale fa più male? Tecnobot. Minchia però. È che abbiamo i Pokémon scarsini in realtà, è quello il problema. E soprattutto non abbiamo strumenti. Allora, in teoria con un'acrobazia lo tiriamo giù. Perfetto. Adesso c'è quell'altro stronzo. Qua va a finire come l'altra volta, ci abbiamo messo 40 anni a battere la prima palestra. Vediamo. Ok. Ok. Di nuovo. Se bisogna vedere se la mia amica ci riesce a farlo bene il disegno. Beh, vabbè. Si è fissato su localizza, ragazzi. Abbiamo vinto. Io ti odio! Un conto è mattina e un altro col computer. Vabbè, insomma, dai. Va bene tutto, vero? Cioè, non è che... Anzi, cioè... Sti cazzi, vero? Nel senso... Ci mancherebbe altro. Ringraziala tantissimo. Si è fissato su localizza. Fantastico. Siamo evanescenti. Siamo Molters. Per cui fa. Che cazzo è quello? Vincere con una botta di culo. Lo stai facendo bene. Oh yes. Bene. Sei la prima persona che mi ha sfidato da quando sono capo palestra. La sfida è data a tuo favore. Penso sia stata davvero una bella lotta. Ecco un regalo per te, la tua forza della tua squadra, in onore della vostra forza. Compito di genere non è che deve essere un'opera d'arte, ma in generale non deve essere un'opera d'arte, nel senso, cioè, apprezzo tantissimo io. Te l'ho detto. Se poi viene figo, ci si fa davvero le magliette. Questo è dato primo di efficienza in una palestra, la medaglia base. Con queste medaglie ti benediranno i Pokémon fino a livello 20, anche se li contieni da scambi con altre persone. Vorrei che tu prendessi anche questa. Cuor di leone. Va bene, ciao. Bene, allora andiamo a curare i Pokémon. Dai, allora, approvato Pescemon come nuovo membro della squadra. Cuor di leone is back. Ehi! Com'è andata la sfida col capo palestra? Ma quella è la medaglia base, grande. Il tuo viaggio con i Pokémon non è anche all'inizio. Sembra proprio che tu abbia la stoffa dell'allenatore. Ti faccio un regalino al... Ecco, te la mossa, metti la mossa ritorno, evviva. Se il Pokémon che usa di turno è molto affezionato al proprio allenatore, la potenza della mossa aumenta, va bene. Chissà se Comor. Ehi, belle, sono 2 anni che non ci si vede, minchia. Ciao, Comor! Come va? Pensavo che potremmo registrarci sui rispettivi interpoké. No, ti prego. Non lo voglio il tuo numero, non mi chiamare. Non mi chiamare! Ora potrei chiamarmi quando vuoi con l'interpoké, non ti chiamo! Anch'io! Ti ha registrato anche la professoressa Lalia. Che culo. Oh no, eccola qua. Cominciamo. Ciao Paki, sono la professoressa Lalia. Berle mi ha detto che hai citato il poco della notizia e mi riempie di gioia. Grazie a te riusciremo da... Come se avessi avuto scelta. Grazie a te riusciremo ad approfondire ancora di più la nostra amicizia con i Pokémon. Professoressa Lalia, tutti parlano così adesso. È così interessante da queste parti. Ci sono molti Pokémon che non avevamo potuto individuare 2 anni fa, perché nessuno aveva fatto una run random. Combor Summer, la mia prof di scienza, è la tua prof di scienza. Belle, sei andata molto lontano per svolgere il tuo compito, grazie mille. E tu, Comor, come stai? Come stai? Come ti senti nel ruolo di capo palestra? Professoressa Rale, da quanto tempo? La trovo in gran forma, come sempre. Fare il capo palestra non è facile, lottare con i miei Pokémon di sempre sarebbe tutta un'altra cosa.
Ascolta Comore, proprio affrontando le lotte più difficili che assolverà il compito di capo palestra. In questo modo infatti darei molto darei modo allo sfidante di risaldare il legame con i suoi Pokémon, hai capito? Proprio così. Comore sarà anche un novello capo palestra e una ricercatrice in erba e Pacchi un allenatore debuttante, ma i Pokémon sono sempre al nostro fianco. Brava Bel, ben detto. Il nostro mondo è anche quello, il mondo dei Pokémon. Tenetelo sempre a mente e seguite i vostri sogni con l'aiuto dei Pokémon, soprattutto tu Pacchi. Il Pokédex è molto importante, ma ancora più importante è vivere una splendida esperienza di viaggio insieme ai Pokémon. Ehi Pacchi, la professoressa orale è proprio tosta, vero? Tosta. Se la chiami con il tempo che potrà vedere, ma chi sei? Oppure ti puoi insegnare tante cose sull'evoluzione dei Pokémon, quindi ti puoi chiamare anche noi. Io ti dirò quanto siete affezionati della squadra dei Pokémon e Cormor mi dirà cazzate! Visto? Cazzate. Che mi fuona la professoressa? Abbastanza. Oh no. Sei tu il capo palestra? Forza, lottiamo. Anche tu mi sembri in gamba come allenatore, ti aspetto nella mia palestra. Incredibile. Ma cosa, vincerò io? Su questo non ci piove. Essere un capo palestra è più difficile di quanto pensassi. La smettiamo, per favore. Prendi questo, si chiama Seagear. È un dispositivo per comunicare tramite la Nintendo Wi-Fi Connection o con la comunicazione infrarossi. Evviva! No. Sì. Se vuoi accendere Seagear, tocca lì con ogni parte dell'accessione. Bla 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 bla. Perfetto. Ok, curiamo i Pokémon e direi di salvare il gioco. Anzi, depositiamo anche i Pokémon che non ci servono e teniamo solo i nostri due beniamini. Quindi Moltres e Pescemon. E sia la lore dei fenomeni da baraccone. Perfetto. Signori, salviamo. E facciamo anche il solito salva stato che non si sa mai. Perfetto. Signori. Allora, cambio schermata e metto la musichina. Questo lo posso anche chiudere. Ok. Bene. Anche questa avventura in Pokémon Bianco 2 è cominciata da Dio. Cioè, ci sarà veramente tanta roba per fare meme, penso, tra Moltres. Per cui ecco. Ricordatevi che ci vediamo domani sera alle 6, sempre alle 7:30 con Astral Chain. Buonanotte, buona cena a tutti e vaffanculo. Ciao. E iscrivetevi se non l'avete fatto. Ciao.